Se il governo di Madrid si mobilita e trema, la capitale spagnola sembra invece guardare alle elezioni regionali in Catalogna con un certo distacco. Ai quotidiani che dalle edicole ricordano la portata epocale del voto, fanno da contraltare i passanti che i nostri microfoni ostentano invece tranquillità, se non addirittura disinteresse o povertà di argomenti. A me, io sto in contra. Sono contraria perché credo che la Spagna debba restare unita e mi piace questa unità. Il mio punto di vista è che le cose devono cambiare. Non saprei dire se in favore dei secessionisti, ma i rapporti con la Catalogna devono cambiare. Che vinca il migliore per la Catalogna e per la Spagna. Anche se vincono i secessionisti, non credo che arriveremo a una Catalogna indipendente. È da anni ormai che i toni tra i due campi sono molto accesi e aggressivi. Credo che soltanto le nuove generazioni potranno riportare il dialogo alla normalità. La calma apparente che si respira nella capitale spagnola contrasta con il periodo di instabilità che potrebbe aprirsi in seguito alle regionali in Catalogna. I risultati del voto saranno sicuramente tra gli argomenti chiave che diversi partiti utilizzeranno in vista delle elezioni politiche di dicembre. Carlos Marlaska, Euronews, Madrid.